Chiediamo di coinvolgere le organizzazioni di rappresentanza sindacale e datoriale, nonché dei fondi interprofessionali per la formazione continua nella definizione delle linee programmatiche, appunto, di quella agenzia nazionale a cui facevo riferimento prima. Ecco, un governo che continua a lavorare da solo, senza farsi carico di quelle che sono competenze di associazioni di rappresentanza e lasciando dal punto di vista professionale tanti lavoratori maturi al loro destino. Quindi su questo chiederemo il voto e accettiamo per il resto le riformulazioni. Grazie. Grazie collega Polverini. Adesso il collega Davide Tripiedi, prego. Grazie Presidente. Tanto ci sembra strano che si discuta una mozione di tale importanza così, in una maniera molto semplice, accusando il ministro Fornero di aver votato una legge che ha rovinato la vita a molti pensionati. È vero, l'ha proposta la legge Fornero, l'ha proposta la dottoressa Fornero, ma l'ha votato il Parlamento, quindi il Partito Democratico e Forza Italia, quelle persone che oggi contestano quella legge. E quindi dobbiamo essere chiari con noi stessi. Questa mozione si parla dei lavoratori in età matura, che sono quei lavoratori che sono troppo giovani per andare in pensione, sono troppo vecchi per continuare a lavorare, secondo molte imprese e secondo molti analisti. La questione è che molti di loro hanno 40 anni di contributi e nonostante abbiano maturato, secondo noi, molti contributi, non riescono ad andare in pensione. Mi vengono in mente anche i lavoratori edili. Oggi non è possibile che un muratore vada in pensione a 67 anni. Tra l'altro, anche loro rientrano in questo campo. Perché dico questo? Perché il mondo dell'edilizia ha avuto una crisi settoriale mai vista nella storia. E mentre il governo punta alle energie fossili, il Movimento 5 Stelle vorrebbe puntare seriamente in investimenti che guardano alla riqualificazione edilizia dei nostri condomini o delle nostre scuole. Perché noi abbiamo uno spreco energetico che dobbiamo contrastare, facendo proprio lavorare i muratori e dando la possibilità loro di andare un pochino in pensione prima, inserendoli all'interno delle attività usuranti. E il Movimento 5 Stelle sta facendo questa battaglia da circa 2 anni per dare la possibilità a un muratore di non andare in pensione a 70 anni. Io faccio parte della generazione degli anni 80. Secondo il presidente dell'INPS, Boeri, noi della generazione degli anni 80 percepiremo la pensione a 75 anni. Quindi sembra quasi che moriremo e facciamo le corna, moriremo prima di prendere la nostra pensione. Ecco perché dobbiamo puntare e guardare avanti, cercando l'abrogazione di questa legge vergognosa che è la legge Fornero e innanzitutto individuando quali sono i mestieri che possono lavorare fino a 70 anni, perché un banchiere lo può fare e lo potrà decidere di lavorare fino a 70 anni, un muratore no, assolutamente no, perché dobbiamo sottolineare la differenza che c'è tra un muratore e un banchiere e tra un bancario e un ragazzo o un signore che lavora nei mercati alzandosi alle 4 di mattina per andare a fare il suo dovere, quindi dignitosamente. La cosa che ci fa paura è che Renzi sta già preparando le slide per dare e per fare la solita campagna illudendo le persone, inserendo all'interno della riforma la cosiddetta APE, che praticamente è il prestito bancario che daremo ai pensionati con una penalizzazione per andare in pensione. Questa è la follia delle follie, il governo che chiede aiuto alle banche per mandare e garantire alle persone che si accingono ad andare in pensione a chiedere proprio un prestito bancario. Secondo noi questa è una follia. È una follia che si discuta una mozione che sinceramente da quando ne abbiamo fatte non sono mai state prese in considerazione seriamente dal governo.
Apprezziamo il fatto che il governo abbia accettato molti punti della nostra mozione, ma volevo chiudere dicendo che il Movimento 5 Stelle nel primo punto del programma ha una cosa che si chiama reddito di cittadinanza, che può garantire a queste persone in età avanzata la dignità. Quindi io perdo il posto di lavoro, non rimango a piedi, non rimango senza reddito, ma con una garanzia che si chiama reddito di cittadinanza si potrebbero risolvere molti di questi problemi. Così facendo si evita anche il conflitto generazionale, quel conflitto che c'è tra giovani e meno giovani, perché il governo sta facendo confusione, perché preferisce dare 80 euro a chi il lavoro ce l'ha e non preferisce investire quei 10 miliardi per creare un vero ricambio generazionale, dando la possibilità ai giovani di restare in Italia e non di scappare. Voglio darvi questo dato. In Italia siamo il secondo paese come livello di emigrazione. Prima di noi c'è solo la Romania, i nostri giovani stanno scappando perché non gli garantiamo un reddito. La questione che mi fa arrabbiare è questi giovani li formiamo noi e il nostro sapere lo mandiamo in Inghilterra, lo mandiamo in Australia, quindi noi stiamo perdendo risorse. E il pensiero del Movimento 5 Stelle va a tutte quelle persone in età matura che grazie alle scelte politiche e industriali di questo governo si ritrovano in una vera difficoltà. Ripeto, se vogliamo dare una soluzione definitiva a questo problema, dobbiamo tutti impegnarci a sviluppare la norma che il Movimento 5 Stelle ha nel primo punto del programma, che è il reddito di cittadinanza. Quindi cerchiamo di darci da fare. Cerchiamo di valorizzare questa mozione e cerchiamo di tutti insieme, perché questa non deve essere una battaglia politica, ma tutti insieme di dare delle risposte concrete senza illudere le migliaia e migliaia di cittadini in difficoltà grazie alle porcherie che questo governo ha votato alle spalle di migliaia di italiani. Grazie. Grazie. Adesso il collega Miccoli, prego. Sì, grazie Presidente. Sono stati citati molti dati. È vero, però basterebbe uscire qua fuori oggi a Montecitorio, dove stanno manifestando i lavoratori dell'IBM, e accorgersi, guardandoli in faccia, che cosa significa il dramma dei lavoratori che superano i 50 anni. Sì, perché nel 1950 una persona aveva il suo primo impiego tra i 15 e i 18 anni, per poi smettere entro i 60. Oggi si tende a entrare nel mercato del lavoro tra i 25 e i 30 anni, per uscirne verso i 65 e i 70. Il risultato in un paese come il nostro, tra i più vecchi e longevi del mondo, è che 7 milioni di lavoratori, circa il 30% della popolazione attiva, ha più di 50 anni.